Via libera del Senato al decreto sicurezza, fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nel decreto che ora attende l'ok della Camera c'è un forte giro di vite sulla protezione umanitaria richiesta dai rifugiati. Viene introdotto il taser, la pistola elettrica per i vigili urbani. Hanno votato a favore Lega e Movimento 5 Stelle, esclusi 4 dissidenti grillini. Per Salvini si tratta di una giornata storica. Il Consiglio dei Ministri straordinario, convocato per domani, stanzierà subito 153 milioni di euro per le zone colpite dal maltempo. Lo annuncia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il Question Time alla Camera. Entro la fine del mese il Governo varerà il piano straordinario contro il dissesto idrogeologico, con il quale programmerà le opere da mettere in cantiere per porre in sicurezza il territorio. Previsto uno stanziamento di 900 milioni di euro in 3 anni. I democratici riconquistano la Camera, ma il Senato resta saldamente in mano a Trump, che rafforza la maggioranza repubblicana. Sono i risultati delle elezioni di metà mandato che si sono svolte negli Stati Uniti. In Italia a esultare sono i leghisti. Matteo Salvini si complimenta con il presidente americano, che si conferma contro tutto e contro tutti, sottolinea il vice premier. Per il ministro Lorenzo Fontana il dato di metà mandato rappresenta un buon viatico per il prossimo. Nel mondo manca un'imprenditoria libera e lungimirante, il monito di Papa Francesco, che sottolinea come sulla terra esista la fame perché, per esigenze di mercato, si arriva a volte a distruggere e buttare il cibo. L'obiettivo indicato dal pontefice è garantire un'adeguata produzione e un'impostazione solidale che assicuri una distribuzione equa. Ogni ricchezza, dice Bergoglio, secondo quanto riporta il SIR, per essere buona deve avere una dimensione sociale.